In via Monte Napoleone, quella mattina c'era capitato per caso, o forse più che per caso, guidato da quel suo strano amico, quel cagnolino Lello, che aveva capito la sua difficoltà e lo guidava abbaiando, andando avanti, spingendolo col musetto, stringendosi sulle sue gambe quando doveva evitargli un ostacolo con il suo corpo. Quando lui diceva a Lello andiamo a mangiare, il cagnolino lo guidava abbaiando, andando avanti, correndo avanti, e gli indicava la strada che lui vedeva appena, perché gli è rimasta pochissima vista. Vedeva per lo più solo ombre quando gli andava bene. E con l'aiuto di quel cagnolino riusciva ad andare anche in quei posti. Curiosamente, quella mattina, il cagnolino sembrò guidarlo quasi per caso in quella via, in via Monte Napoleone, dove c'era già stato una volta, anni addietro, e vi aveva trovato gli artisti di strada, la strada più bella di Milano, la strada dei negozi, quelli a 5 stelle, quelli dove già guardare le vetrine, cosa che lui non poteva più fare perché non ci vedeva bene, vedeva pochissimo, già guardare le vetrine significava lustrarsi gli occhi per tutte quelle ricchezze, gioielli, vestiti, e vedere tutte quelle persone danarose che sprizzavano soldi da tutti i pori, che andavano lì per fare spese incuranti della povertà altrui. E poi lì c'erano quegli artisti di strada, i Mimo, quelli che suonavano, neanche quelli che declamavano poesie. Lui si fermò ad ascoltare uno di questi poeti che declamava delle poesie, e gli ritornarono in mente, a memoria, tutte le poesie della sua poetessa preferita, di Alda e di tanti altri poeti che lui ricordava a memoria, ma sul momento non ci fece caso. Arrivata l'ora del pranzo, disse al cagnolino: Lello, andiamo a mangiare. E il cagnolino lo guidò come al solito, abbaiando, correndo avanti verso la mensa, dove dei volontari stavano servendo a tutti il pranzo. Tra le volontarie c'era una signorina della sua terra, della Lucania. Era della provincia di Potenza, Rosanna, una volontaria che l'aveva preso a buon volere. Lei era dello stesso paese di, neanche a farlo apposta, di Maurizio. Guarda un po' come avvengono gli incontri certe volte. Sembra quasi per caso, ma a caso non lo sono. Rosanna gli chiese cosa avesse fatto nella giornata. E lui disse che era capitato in via Monte Napoleone, aveva incontrato gli artisti per strada, uno che diceva delle poesie, ma che non era bravo, era più bravo lui. Rosanna gli disse: ci guarda, potresti fare la stessa cosa. Oltretutto, se non sbaglio, gli disse, tu come non vedente, come ipovedente, puoi far domanda da qualche parte per avere una pensione. Vai al CAF, vai dove fai normalmente, dove hai fatto normalmente fino ad ora le tue dichiarazioni dei redditi. Cosimo non ci aveva mai pensato. Cosimo si vergognava di essere diventato cieco, era molto depresso, non chiedeva niente a nessuno. Però Rosanna gli diede un buon consiglio. Quella volontaria originaria della sua terra, dell'amata Lucania, era una sua amica, gli voleva bene, gli aveva dato un buon consiglio. E allora, per prima cosa,
Quello stesso pomeriggio si recò al CAF. Naturalmente, per i documenti diede il vecchio indirizzo, l'ultimo indirizzo che lui aveva, in quanto dove viveva non poteva avere la residenza allambrata in una baracca. Del resto, non poteva neanche avere la residenza al dormitorio, che poteva essere l'uno o l'altro di Milano, a seconda di come o dove si trovava e vi andava a dormire. L'ultima residenza che aveva era quella di via San Gerardo a Monza, per cui potevano mandargli i documenti lì. Spiegò tutto alla signora del CAF, che conosceva da tanto tempo, perché da tanto tempo andava lì a regolare le sue incombenze tributarie, i documenti, le dichiarazioni e quant'altro. E la signora gli disse di fare qualche certificato medico, di avviare la pratica e che sarebbe stato chiamato, però di tenere presente che la risposta non poteva arrivare al CAF, ma a quel suo indirizzo di Monza. Ringraziò Cosimo, ringraziò, e nello stesso tempo avvisò il proprietario di quell'appartamento che se arrivava della posta di conservarla, che era importante per lui, e che comunque lui l'avrebbe chiamato ogni tanto per sapere cos'era arrivato, o perlomeno gli diede il numero di telefono della mensa dove lavorava Rosanna, di chiedere di Rosanna e di dirgli che erano arrivati i documenti per le pratiche che doveva fare. Poi, finita la giornata, andò nel dormitorio. La mattina presta si alzò e uscì con un'idea ben precisa. Poteva anche lui dire le poesie, declamare delle poesie in un angolo non occupato di via Monte Napoleone, magari all'inizio, magari alla fine, senza disturbare nessun altro di quelli che già c'erano a chiedere qualcosa con il loro spettacolino, a chiedere un'offerta. E così fece. Si mise in un angolino con il suo cagnolino all'affianco, che quando lui declamava le poesie, accompagnava le sue poesie dai piccoli abbaio o uggiolì di cane, gli faceva da coro. Era così divertente, lui che declamava le poesie e il cagnolino che gli abbaiava, che la gente si fermava divertita a vedere quello spettacolino. E gli davano qualche cosa in quella ciotolina che aveva messo vicino al cagnolino. Gli davano sempre tutti qualche cosa. Fino alla fine della giornata, Cosimo si rese conto che ha avuto tante offerte, tanti soldi, tant'è che decise di completare, di migliorare le sue poesie, le sue declamazioni con un accompagnamento musicale. Andò a comprare ai mercatini dell'usato un vecchio registratore a cassette. Andò in qualche negozio di musica e si fece registrare qualche cassetta con della musica. Musica classica, Chopin, altre musiche, musiche classiche, solo basi musicali. E decise che avrebbe declamato le poesie con il sottofondo musicale, perché un bel quadro senza una bella cornice non acquista. Il quadro sarà bello, quello che vuoi, ma la cornice migliora e la musica di sottofondo avrebbe completato. E così fece, così iniziò a fare. Tutti i giorni, solo di mattina, andava in via Monte Napoleone e declamava le poesie della poetessa che lui amava tanto, Alda, e di tutte quelle altre poetesse o poeti di cui aveva sentito le poesie nei circoli. E curiosamente, curiosamente, ripassò una di quelle
poetessa che lui aveva conosciuta, sentendo la sua poesia, si fermò e lo salutò. Gli chiese cosa gli fosse successo. Cosimo raccontò la sua triste storia di come era finito e che cercava di arrangiarsi. Chiese scuse se utilizzava le poesie, declamava le poesie per raccogliere qualcosa. La poetessa non ne ebbe a male, anzi, lo invitò a casa, lo invitò a pranzo. La poetessa, anche poco poco meno povera di lui, lo ospitò quel giorno, lo fece mangiare, poi gli diede qualcosa in denaro e gli disse che se il giorno dopo voleva, poteva andare a ritrovarla. Il giorno dopo Cosimo non ci pensò, si sentì in imbarazzo, sembrava approfittare di un'altra persona brava, poco più povera di lui, o meno povera di lui, non sapeva quanto. Ma anche lui pensava che la signora poetessa, quella sua amica, quella persona, l'unica persona che gli era amica nella sua povertà, poco meno povera di lui, voleva dargli qualcosa, ma lui non voleva approfittarne. Comunque qualche giorno dopo ci andò e la signora gli disse, annusandolo, dice: "Hai un brutto odore, vuoi farti la doccia, il bagno? Vai in bagno e fatti la doccia, che intanto ti lavo e pulisco i tuoi vestiti che sono un po', diciamo, odorosi." Cosimo, in effetti, era parecchi giorni che non si lavava e aveva un brutto odore, odore di povertà, e andò a lavarsi. La signora prese gli abiti di Cosimo e li lavò. Intanto che Cosimo uscì, lei gli diede una sua vestaglia, una vestaglia da donna, e comunque quella aveva, e Cosimo così pranzò. Stettero insieme quella giornata. La signora, alla fine, gli disse di rimanere a dormire lì, perché ormai era tardi. E Cosimo così fece. Dormirono insieme in quell'unico letto, come amici. L'indomani Cosimo voleva andare via, non voleva essere di peso o di disturbo, non voleva approfittare più di tanto, ma la signora insistette, gli diede dei soldi, gli diede 100.000 lire, una somma enorme che lui non voleva accettare, da una signora che forse era poco meno povera di lui, ma altrettanto povera. Perché tra poveri ci si aiuta. Solo un povero può capire un altro povero e i suoi bisogni. E nella sua povertà quella signora gli aveva dato tutto quello che aveva. Non aveva altro. Solo quella 100.000 lire. Dopo tante insistenze, Cosimo accettò quella 100.000 lire e andò via. La salutò abbracciandola, commosso. Piansero entrambi e si augurarono buona vita e buona fortuna.